Siamo a Porto Rotondo, siamo la commissione sostenibilità della classe RS21, siamo il Blue Village. Questa è una cornice naturalistica, una cornice architettonica e una cornice sportiva di alto profilo, ma oggi lanciamo il vero valore aggiunto di questa manifestazione in termini di comunicazione. Allarghiamo la comunicazione non più solo ed esclusivamente agli appassionati di vela, ma a tutto quel pubblico che sente il bisogno di trovare soluzioni sulla sostenibilità. Porto Rotondo ha una sua storia di sostenibilità, questo circolo, lo Yacht Club Porto Rotondo, è sostenibile, classe RS21 è al momento davvero la classe più sostenibile al mondo. Direi uno sguardo al futuro luminoso di Yamamay. Siamo dentro questa duplice transizione da diversi anni. Yamamay è un brand relativamente giovane perché siamo nati nel 2001, quindi già con delle caratteristiche, soprattutto perché siamo un'azienda familiare, centrate molto sulla sostenibilità. I nostri quattro pilastri sono la bellezza, la qualità, l'innovazione e la sostenibilità. E sono pilastri importanti perché crediamo che la crescita di Yamamay nel prossimo futuro dipenda proprio dal tenere questi quattro pilastri sempre insieme con una coerenza molto ma molto forte che va al di là del racconto semplice pubblicitario ma che è agganciata alla vera identità e ai veri valori dell'azienda. Quindi la sostenibilità è un cammino infinito, è un cammino di miglioramento che noi vogliamo affrontare pensando che sia anche una possibilità di crescita industriale, quindi guardando sempre agli investimenti, alle revenue, ma farlo in modo radicalmente diverso, quindi con un occhio a una distribuzione verso gli stakeholder molto diversa rispetto a un tempo. Siamo anche molto consapevoli del fatto che la sfida che l'Europa ci dà con il Green Deal e con la transizione tessile è una sfida verso l'innovazione. Il tessile non innovava i propri processi, i propri prodotti da tantissimi anni, da decenni, e con questa sfida stiamo veramente realizzando cose nuove che vanno nella direzione anche di una tutela maggiore dei consumatori, quindi andiamo incontro, se vogliamo, a una protezione maggiore dei consumatori, fornendo loro una quantità di informazioni maggiori e la possibilità di scegliere, quindi di scegliere non soltanto il prodotto, ma il brand con il quale vogliono legarsi e la comunità con la quale vogliono legarsi. Yamamay, che è un progetto che io sposo e accompagno da tanto tempo, ha scelto di diventare sponsor, quindi di sostenere a 360 gradi quello che forse è lo sport sostenibile per eccellenza, proprio la vela. È una dinamica particolare di queste barche sportive che sono piccole, veloci e accompagnano anche peraltro dei giovanissimi velisti. E in questo caso per me diventa un po' il culmine di un percorso che è iniziato con la One Ocean, con appunto il centro velico Caprera, e che si conclude qui, quindi scoprire come il benessere del mare, prendersi cura del mare ma anche viverlo con consapevolezza possa chiudere un cerchio anche in ambito sportivo. Wow Julie, giuro è emozionantissimo per me, primissima volta che vedo dal vivo questo sport e si sente l'adrenalina, devo dire. Lo so, ti capisco perché sai, noi per di One Ocean comunque siamo molto legati al mondo della vela e mi è capitato più volte di essere in mare, di seguire queste regate. Invece tu cosa pensi un po' di questo sport legato poi anche alla sostenibilità, insomma al mare in un altro senso? Beh, devo dirti che sai, vedere come l'equipaggio si prepara, anche la grande collaborazione che si deve creare inevitabilmente tra le persone a bordo, è di grande ispirazione, forse anche in un lato scientifico e di ricerca, perché la cooperazione tra i vari attori è quello che poi consente di poter avere un risultato. Questo ce lo insegnate voi di One Ocean, ed effettivamente qui si vede quanto lo sport sia fondamentale come strumento di divulgazione, come strumento di racconto e anche di messa in pratica di quelli che sono i concetti che letti sulla carta possono risultare abbastanza anacronistici e invece messi in opera danno, insomma, grandi risultati. Noi ci siamo approcciate come Mariscadora alla sostenibilità per un discorso di filiera sostenibile. Questo perché il nostro obiettivo è far sì che i pescatori convertano la loro pesca in una pesca sostenibile del grande
granchio blu, che sappiamo essere adesso una minaccia comunque per la nostra biodiversità. In questo modo andiamo a spostare l'attenzione da tutte le specie sovrasfruttate alle specie aliene che stanno creando dei danni, con l'obiettivo di inserire questo granchio all'interno dell'economia italiana, di modo tale da inserire un predatore, che è l'uomo, in una rete trofica che in questo momento non ha più un equilibrio. Noi abbiamo portato la visione strutturale, la visione olistica, no, della gestione dell'evento dal punto di vista di sostenibilità, quindi quello che abbiamo creato è un sistema di gestione che possa valutare, monitorare e anche trovare degli elementi di miglioramento nell'organizzazione dell'evento. La nostra visione è quella di, ovviamente, il miglioramento continuo, quindi internamente e esternamente. Verso i clienti noi proponiamo per la gestione degli eventi sempre un programma che coinvolga maggiormente tutti gli stakeholder, no? Quindi tutti i portatori di interesse, dai dipendenti stessi, agli staff, agli atleti, si tratta di ovviamente eventi sportivi, piuttosto che tutti quelli che sono gli operatori, anche i fornitori ad esempio, gli sponsor e parte che possono portare un contributo al miglioramento della gestione sostenibile e ovviamente possono fare la differenza proprio per un minore impatto ambientale e un maggiore impatto sociale. Ma la sostenibilità è un termine molto diffuso e certe volte ovviamente molto anche abusato dal punto di vista di slogan e di comunicazione. Sicuramente la sostenibilità deve essere anche qualcosa che rimane dentro la persona, qualcosa che è più un rapporto umano che un rapporto tecnico o di altro genere. Insomma, io mi aspetto che la sostenibilità sparisca come termine e diventi poi un vivere per il futuro, un vivere per i giovani, per la natura, semplicemente come dovrebbe essere per qualsiasi persona di buon senso.